Se volessimo rigidamente delimitare in un netto ambito cronologico l'ars antiqua, della quale parliamo in questa e nella prossima conversazione, relativamente alle prime due fasi, dovremmo partire dall'undicesimo secolo e dalla trattatistica degli anonimi estensori della musica Enchiriadis e di Guido d'Arezzo, poiché vi si rintraccia nei prodromi della polifonia e per venire al primo ventennio del XIV secolo. Dal suo contesto, l'indagine musicologica ha escluso, per una convenzione alla quale ci adeguiamo, per il momento, tutto ciò che attiene all'espressione musicale monodica, sia sacra sia profana, riservando in seguito specifiche esposizioni per la lirica romanza, occitanica e oitanica. Se del resto il canto monodico, da identificarsi fondamentalmente nella longevità del gregoriano, esaurì proprio agli inizi del XII secolo la sua creatività, e se quel che si aggiunge al già vasto repertorio è frutto di mera imitazione, il sorgere di una polivocità strutturale ansusde sempre più il carattere di una nuova forma d'arte autonoma. Il decadimento stesso delle melodie liturgiche era legato paradossalmente all'evolversi ed al perfezionamento della notazione, poiché la semplice trascrizione meccanica, agevolata anche dalla stessa introduzione dei righi e delle altre innovazioni guidoniane, sottraeva al musicus lo spirito creativo e la possibilità di reinterpretare o reinventare lo svolgimento lineare della melodia. Di contro, dalle primitive forme di organum, da un verbo della tarda latinità organizzare, ossia conformare, anche raddoppiate in triplum e quadruplum, si tese alla graduale emancipazione della parte giustapposta, superando la prassi del punctum contra punctum, che in misura crescente si arricchiva di ornamentazioni melismatiche, già sperimentate nelle contemporanee interpolazioni monodiche di sequenze e tropi. Inoltre, l'individuazione del diverso carattere dei modi ecclesiastici si pose sempre per il musicus criticamente come una scelta dettata o condizionata dalle diverse particolarità espressive delle modalità autentiche e plagali. Dalle descrizioni dei modi operata da Ermanno il Contratto 1013-1054 nel De Musica e 2 secoli più tardi da un altro teorico, Gil de Zamora 1240-1304, nel suo Ars Musica, e di là dalle considerazioni sulle definizioni utilizzate e sulla difformità delle attribuzioni caratteriali, emergeva l'idea che la stessa scelta del modo condizionasse anche l'elaborazione espressiva della vox organalis, la quale tendeva con naturalezza a distaccarsi dalla rigidità della giusta posizione omofonica e si avvaleva sempre più di complesse formulazioni e ornamentazioni melismatiche. Tale graduale distacco comportava anche una differenziazione ritmica non rilevabile in un contesto logico di nota contro nota, che si fondava sull'equivalenza delle voci in base ai valori predeterminati nella vox principalis. Oltre a ciò, occorre rilevare una sorta di perfezionamento e di trasformazione progressiva del sistema notazionale aquitano, in uso nella Francia meridionale e basato su una disposizione spaziale dei neumi, non collocati su righi predisposti, verso la notazione quadrata, anche in virtù della definitiva acquisizione del tetragramma e delle chiavi di lettura. Tuttavia, non è agevole individuare la durata delle note, ancorché in assenza di specifiche indicazioni. Pur se i melismi della parte superiore superavano il meccanico procedere del motoretto e si arricchivano di un contrappuntare che privilegiava quello obliquo e contrario, l'elasticità di tale parte, nel moto costante dell'andamento, si giustapponeva al valore uniforme di quella inferiore, ossia il cantus liturgico, che conseguentemente adattava la propria peculiarità ritmica. Simile struttura possiamo riscontrarla visivamente in un organum a 3 voci contenuto nel Codex Calixtinus, che è opportuno riprodurre di seguito. Brano
un tropo del Benedicamus Domino, fosse la più antica composizione polifonica a tre voci mai rinvenuta, opera di un tal Magister Albertus. Nella totale assenza di indicazioni di carattere mensurale, una sua possibile trascrizione moderna come la seguente si avverrebbe di durate e di valori ritmici del tutto convenzionali. Realizzassero una diafonia di una certa complessità che si esprimeva attraverso gli impieghi del moto contrario, dell'unisono all'inizio e alla fine della frase, della seconda come dissonanza arbitraria, ossia come urto accidentale o di passaggio, e della terza come sovrapposizione intervallare. Inoltre non si avvicendavano moti diretti di unisono, quarte salvo una, quinte e ottave, come nella primigenia pratica dell'organum, mentre la sesta veniva ancora evitata. Forse per eludere l'eccessivo allontanamento delle parti, pur se stavolta si compensava con frequenti intervallazioni di ottava. Del resto, la stessa trattatistica dettava regole specifiche in merito, favorendo una maggiore libertà nella stessa inventio, sempre più legata ad un nuovo ruolo del musicus, ormai investito direttamente della funzione compositiva. In un passaggio del De Musica di Johannes Afligemensis, un teorico del XII secolo nel quale incerta l'identità, si esponevano le varie possibilità del moto melodico, volte a realizzare melismi e fioriture, ma senza prescrivere divieti nella congiunzione o disgiunzione delle stesse intervallazioni. Parallelamente agli sviluppi teorici, anche la pratica compositiva, già negli ultimi decenni del XII secolo, tese a perfezionarsi ed espandersi, uscendo definitivamente dall'anonimato e annoverando le prime figure ufficiali di autori ben identificati, come i due principali esponenti del più importante centro di polifonia sacra dell'epoca, ossia la scuola di Notre Dame, Magister Leoninus e Magister Perutinus, nella seconda fase dell'Ars Antiqua. Dei due compositori si presume soltanto il periodo di servizio o di attività espletato presso la Cappella Musicale della Cattedrale di Parigi. Leoninus sembra abbia operato fra il 1160 e il 1190, mentre Perutinus, chiamato anche Perutinus Magnus, fra il 1190 e il 1236. Leoninus scrisse il Magnus Liber Organi, che conteneva numerosi organi a due voci su testi dell'antifonale e del graduale. Perutinus elaborò tale opera, abbreviandola, aggiungendo una terza voce agli stessi organi e inserendo un'altra originale a tre e quattro voci. Di loro trattò espressamente un teorico, l'Aronimo IV, nel trattato De Mensuris et Discantu, dopo un'accurata esposizione e analisi del sistema ritmico della scuola parigina. L'anonimo autore aggiunse inoltre che anche le composizioni del Magister Perutinus subirono modifiche successive da parte di Petrus de Croce e di Franconi di Colonia, due importanti teorici dei quali dovremo trattare più avanti, fornendo di seguito l'elencazione completa delle opere dei due magistri. Dal suo periodare elementare ai limiti della correttezza sintattica, possiamo trarre tuttavia elementi utili a determinare il ruolo e la funzione espletati dai primi compositori e ravvisare la definizione delle forme in uso. Al riguardo, l'appellativo di Discantor, conferito al Perutinus, deriva certamente dal termine discantus, ma evidenzia anche l'uso di manipolare opere altrui con migliorie connesse all'evoluzione della stessa tecnica compositiva. Il discantus era una forma più avanzata nella concezione del punctum contrapunctum, nella quale la vox principalis, posta al basso, veniva accompagnata dalla vox organalis, con intervallazioni miste di unisono quarta, quinta e ottava per moto contrario. L'anonimo IV menzionava anche due strutture formali, la clausula, caratterizzata dal breve melisma che costituisce il tenor, ossia la parte che tiene il cantus firmus liturgico, e il già citato conductus, ossia una sorta di canto processionale basato su una melodia extraliturgica, spesso anche di argomento profano, la cui realizzazione a più parti si avvaleva di una netta uniformità ritmica. Altre forme polifoniche di quel periodo si esprimevano attraverso modifiche dell'impianto contrappuntistico. Nella copula l'andamento era estremamente veloce, nell'oketus si evidenziava l'alternanza di pause coincidenti in una parte con l'intonazione di un suono, nell'altra e nel rondellus si manifestava il primo principio dell'imitazione canonica.
Tuttavia, la forma che tese ad affermarsi maggiormente, ma solo verso la metà del XIII secolo, fu il motetus. Derivato dalla clausola, era generalmente a tre voci e si basava solo su un frammento o un incipit del cantus firmus. Di là dalle forme musicali, l'interesse maggiore è rappresentato dalla costante evoluzione del sistema notazionale e dalla definizione dei valori mensurali. Anche se i compositori della scuola di Notre Dame utilizzarono i neumi della tradizione aquitana, agli inizi del XIII secolo i due simboli della virgola e del punctum, nella loro forma grafica, tesero a corrispondere a determinati valori di durata, mutuati dalla metrica. In particolare, alla virgola si attribuiva un'equivalenza da accentuativa a mensurale con la longa e al punctum quella con la brevis. La combinazione e l'alternanza di longa e brevis, secondo i teorici, come nel verso determinano la prosodia in base alla successione di sillabe lunghe e brevi, così nella melodia indicavano una serie di possibili modi che ne costituivano e ne regolavano la ritmica mensurale. Sul numero dei modi in genere i teorici discordavano, forse tendeva a prevalere una classificazione in sei distinte combinazioni di longa e brevis, che privilegiavano, in ossequio alla dottrina cristiana, la suddivisione ternaria. Il susseguente schema tabellare li riassume sinteticamente. La corrispondenza con i metri classici è solo strumentale, volta a specificare la teorica durata doppia della longa rispetto alla brevis, poiché i valori che costituivano l'unità ritmica si determinavano in base a quel che si definiva ordo, corrispondente ad una sorta di raggruppamento dei suoni notati prima di una pausa. Pur senza entrare tecnicamente nel merito degli ordines e affrontarne la complessa disamina, non si evince una possibile motivazione che dovremmo rinvenire come fondamento logico circa la scelta di utilizzare un sistema quantitativo e rapportabile alla metrica classica latina per conferire valori ritmici ad un tipo di versificazione accentuativa, come quella dei canti liturgici o delle varie inserzioni testuali. Anche se ciò testimonia di una profonda conoscenza della classicità romana da parte dei compositori di Notre Dame, ci sembra possibile ravvisare o ipotizzare per tali opzioni particolari esigenze di carattere musicale, identificabili nella stessa invenzione degli andamenti melodici, sottratta ai rigidi vincoli del cantus firmus e affidata alla variabilità delle combinazioni offerte dai sei diversi modi. L'uso di procedimenti mensurali di discendenza metrica, applicata a testi basati sull'accentuazione, possiamo relazionarlo come ipotesi alternativa alla necessità di dover provvedere anche nelle varie specificazioni melodiche del discantus ad un supporto mnemonico in grado di facilitare sia lo stesso apprendimento sia l'esecuzione a memoria da parte dei cantores. Continueremo nel prossimo incontro a discettare di tali argomentazioni relativi all'ars antiqua.